Sensori, app, riprese satellitari. Le tecnologie dell'agricoltura di precisione sono state al centro del partecipato convegno promosso a Serralunga d'Alba da Confindustria Cuneo. Siamo riusciti ad avere insieme tutte le nuove tecnologie a partire dall'utilizzo dei droni, sia volanti che a terra, l'utilizzo di app dedicate per il monitoraggio del vigneto e a nuove tecnologie per il monitoraggio delle avversità climatiche che si possono presentare nella coltura del vigneto. Direi che il messaggio finale di questo convegno sta proprio nel fatto che si vuol far maturare ai produttori la volontà di unirsi e di creare una comunità per poter accedere a queste tecnologie in modo costruttivo a quello che le nuove opportunità tecnologiche ci danno e ci offrono in questo momento. Il vigneto 4.0 sarà probabilmente un vigneto completamente autonomo, laddove i droni che volano saranno in grado di estrapolare informazioni dalle piante affinché un agronomo a terra possa interpretarli e comunicare a dei robot che viaggeranno sul terreno come muoversi e quali sistemi antiparassitari o fitofarmaci utilizzare direttamente sul posto. Non ci sarà più la figura del trattorista come siamo abituati a vedere, ma ci sarà un trattorista altamente tecnologico, cioè quella persona che da un pulpito controllerà tutti i mezzi che si muovono all'interno della vigna. Questo ovviamente consentirà di avere un sistema di gestione molto ma molto più sicuro. È presumibile che nel raggio di un anno e mezzo, i primi concetti di agricoltura 4.0 sul vigneto si possono cominciare a vedere. Nel vigneto 4.0 sono sempre più quotidiani anche gli utilizzi di app, in questo caso parliamo di 4Grapes. 4Grapes è una app nata per poter registrare e agevolare le osservazioni, qualunque tipo di osservazione venga fatta o si voglia fare in un vigneto. È stata pensata da me durante questi 20 anni di percorsi viticoli e osservando questi vigneti ho sempre cercato di fissare la situazione, ciò che era presente dal punto di vista sanitario, dal punto di vista produttivo e anche qualitativo. Ho tutte queste informazioni condivise, creo la mia rete di condivisione con l'azienda, l'azienda le ha, le vede e può prendere delle decisioni basate su osservazioni di qualità. Come sarà l'enologo e l'agronomo del futuro? L'agronomo e l'enologo del futuro saranno delle figure più tecnologiche, però che non devono perdere contatto con la realtà. Quindi saranno i depositari delle conoscenze che arrivano del passato e anche proprie che verranno messe a frutto sfruttando la tecnologia. Non bisogna pensare che la tecnologia ci dia sempre le risposte, ma le risposte vanno date dalla figura centrale che rimane l'agronomo e l'enologo. Per essere gli imprenditori, gli operatori e gli agronomi del futuro bisogna andare a scuola. Assolutamente sì. La nostra scuola in particolare ha già iniziato ad occuparsi in maniera autonoma di questi aspetti. Stiamo provando ad utilizzare l'app per fare il monitoraggio invece manuale del vigneto. Stiamo lavorando a un progetto a livello provinciale con altre due scuole e con il coordinamento provinciale di protezione civile sulla formazione dei piloti di droni. Quindi direi che insomma qualche passetto l'abbiamo fatto, abbiamo portato appositamente anche gli studenti per far vedere loro insomma, che l'imprenditoria del futuro passa anche di qua.